Io guardate, sto nera, nera! Sono le 4:30 e io non ho ancora pranzato per il nervoso. Io invece sì, perché è difficile togliermi l'appetito. Sto andando a mangiare un gelato, forse l'unica nota positiva della giornata. Ora Luigi mi viene a prendere, perché la principessina non si muove da qua. Allora, che cosa è successo ragazzi? Il 2 giugno abbiamo comprato un gioco da Vinted, Crash Bandicoot Lira di Cortex, perché lo volevamo portare in live, e il 12 giugno, tra l'altro periodo in cui eravamo in quarantena ed è documentato l'arrivo del pacco, nonché le condizioni del pacco sono documentate nel vlog, ancora in zona rossa o di nuovo in zona rossa, non mi ricordo. Il 12 giugno è arrivato sto gioco. E, io ero entusiasta. Il tempo di prenderlo, 5 minuti e mezzo, 6 di macchina, lui l'aveva già aperto, il piccolo bimbo entusiasta. Vabbè, perché io lo volevo portare sul canale, quello lì con la nota musicale, raga, l'avevo promesso sì, a tutti. Sì, era distrutta, cioè rovinata, non distrutta. L'ha spedito 10 giorni dopo, mi è arrivato. Mancava il libretto che nell'annuncio aveva segnato e soprattutto nell'annuncio c'erano due foto, la custodia da fuori e poi un'altra volta la custodia con il disco, però il retro del disco che era argento, e lui gli ha mandato la foto e ha detto, a parte libretto e condizioni, ma com'è che tu nella foto hai messo un disco argento e a me hai mandato un blu tutto graffiato, per di più scracciato, tutto graffiato, non ha risposto. Silenzio, stampa, sparita. Abbiamo avviato qualche giorno dopo la procedura di reso, che ha accettato. La scema di Sara, ho filmato tutto. E fatto sta che stamattina, mon amour, ci è arrivata la notifica come che questa bella persona ha avviato una controversia, perché c'è un problema con il reso, con il gioco che le abbiamo spedito. E lei ha detto che ha esposto un controreso, cioè un controreclamo verso di noi, perché noi le abbiamo inviato indietro il pacco ma con un disco diverso. Ha iniziato a dire che lei ha accettato il reso perché sì, ha inviato un pacco senza il libretto nonostante l'abbia scritto, quindi ammette un illecito, che però noi abbiamo sostituito il gioco, cioè lei sì, ci ha inviato il disco e noi gliene abbiamo inviato un altro in inglese. Piccola ricerca di 3 minuti su internet, questo gioco Crash Bandicoot, la faccia del disco è solo in inglese. La faccia del disco è solo in inglese. La copertina l'hanno stampata in italiano, in francese, in portoghese, in aramaico, in senegalese, in qualsiasi lingua possibile e immaginabile. Ma il disco stampato è solo in inglese. 5 euro di gioco, mi dovevo prendere la briga di andare a prendere un altro disco, mettere il disco suo da parte e tenermelo, mettere un altro disco rovinato nella copertina e chiederle il reso per 5 miseri euro. Fatto sta che lei continua a sostenere che siamo stati noi a truffarla. Ho raccolto tutte le informazioni, tutti gli screen. Il primo giorno che l'ho ricevuto gli ho subito inviato la comunicazione e lei non ha risposto. Che il gioco, gli ho scritto, guarda che il gioco che mi ha inviato è diverso, è blu. Con perché foto è blu? Allegate. Perché è blu, signora? Perché non e mi ha risposto. E se tu te ne esci ora a dire che noi ti stiamo dando un disco diverso, la cosa puzza un po', perché le foto di quello che noi ti stavamo dicendo le hai ricevute il 12. E vabbè, questo è tutto. Vi terremo aggiornati. Ecco, il motivo per cui il quale siamo arrabbiati oggi. Ok, basta. Ci vediamo prossimamente nel corso del vlog. Devi aggiungere qualcosa? No, ti amo, Sado. Buongiorno, Zoe. Buongiorno, Zoe. Che si racconta la mamma? Hai qualcosa da dichiarare? Non ti si vede, Toncino. Buongiorno, Toncino. Come stai? Ciao, amore. Cioè, voi ditemi come devo salvarla questa. Ciao, Zoe. Come bisogna fare? Come bisogna fare? Zoe, cavolo! Buongiorno. Guardatelo quanto in pena. Zoe? E ti faccio al forno con le patate. Allora, cosa sta cucinando l'amore mio? Sto cucinando una pasta, aglio, olio e peperoncino, perché fa tanto caldo, non mi va di fare niente.
mi sento proprio oggi, sto proprio male. E quindi sbrigativo. Sì, ma che pasta hai fatto? Che non ho visto. Ah, i maccheroni, perché volevo fare gli spaghetti, ma poi mi sono reso conto che il pentolino è piccolo. Ed essendo che non sono una bestia di Satana che appunto spezza gli spaghetti, ho detto vabbè, ormai. Oddio, ma ci saranno i maccheroni con... Non lo so. Te li fai andare bene, se no cucinavi tu. In realtà a me stanotte era venuta l'idea, perché di notte la mia mente malefica partorisce delle idee spettacolari. Mi era venuta in mente di fare una pasta ispirata alla pizza cipolla e tonno, però con la cipolla simil caramellata. Ma se facessimo un video dove proviamo a fare, invece della Hawaii pizza, la Hawaii pasta, pasta con prosciutto e ananas. Ci sta un sacco, ragazzi, fateci sapere che se vi piace questa idea di Luigi. Madonna, tu sei meraviglioso. Ma facciamo lo stesso. Lo facciamo lo stesso, stasera, anche se non mi piace. Quello. Di nuovo pasta? Se no quando lo dobbiamo fare? Ok, vi beccherete pure quella videoricetta e pure quel mukbang. Meglio, perché poi Luigi tra due giorni parte. E se ne va più. Non l'ho detta, l'ho detta a metà. Le parolacce dette a metà si possono dire. Alla fine abbiamo deciso di andare a prendere comunque davvero... Comunque mi sta bene il giallo, E sono anche in tema, in teoria, con quello che dobbiamo fare. Secondo me non... il giallo è troppo caldo per te. Ah sì? Vabbè, comunque in teoria dobbiamo andare a comprare l'ananas. Stiamo andando a comprare l'ananas. Il giallo mi si addice. E il prosciutto. E facciamo la pasta magliana. Ma che idee che vengono, Luigi. Allo Hawaii. Allo Hawaii. Ovviamente faremo vedere anche gli Stitch, perché sono hawaiani. I nostri Stitch? Sì, sono hawaiani. E ha ambientato le Hawaii a Stitch. Lo so! Com'è, amore? Meglio di quello della Lidl e quello dell'Eurospin, però... Tra l'altro sapete che deve uscire un altro della serie, no? Ah, è vero, sì, quello dell'MD. E abbiamo preso pure questo. Questo è meglio, ne ho mangiato uno io. Allora, ragazzi, ecco il nostro bel ananas. Maracaibo, balla balla guda. Come al solito, sempre inquadrature da nano, da giardino. Aia, cioè, che si pizzica sto cazzo. Raga, guardate. Aia. Beh, fai il video. Io come dovevo. Allora, volevamo salutare. Pizzica sto su. Aia. Aia. Quella è la punizione. La punizione divina per la mia cattiveria. Allora, ciao amore, è stato bello fare il vlog con te. Ciao. Alla prossima, se siete degli ovettini carini e ciccini, mi raccomando, mettete mi piace e commentate sotto e fateci sapere che cosa ne pensate di questo vlog e della situazione che abbiamo raccontato. Ma soprattutto condividete, condividete, condividete. E al prossimo vlog! Yeah!